Amici e amiche di F5 News, ben ritrovati. È la vigilia di Inter Milan, una vigilia speciale. Quindi abbiamo deciso di portare sul nostro canale un appuntamento speciale. Introduco un ospite d'eccezione, Emanuele Corazzi, direttore di Cronache di Spogliatoio. Ciao Emanuele, grazie per aver accettato il nostro invito. Stavo notando che sono l'unico che non ha alle spalle qualcosa di sportivo, ma niente, non c'ho niente di sportivo. Sono nella sala di casa mia. Non sono ammessi oggetti sportivi. Ci sta, ci sta, ci sta. Noi siamo un po' più sbilanciati, ecco, nel tifo, perché con noi c'è anche il nostro Alessandro Cavassini. Ben ritrovato, Alessandro. Ciao, ciao Raffaele, un benvenuto al nostro ospite, chiaramente. Allora, abbiamo deciso di fare una collaborazione in vista, no, in ottica derby, Cronache di Spogliatoio. Ho avuto, no, l'onore di intervistare alcune leggende che hanno scritto pagine importanti del derby. Emanuele, spiega brevemente, no, per chi non conosce, anche se so che è molto difficile, però qualcuno magari non vi segue ancora, il progetto Cronache di Spogliatoio e soprattutto magari quello che avete deciso, no, proprio di portare avanti in vista del derby, che avete intervistato gente comunque importante, che ha scritto pagine importanti come Cruz, Di Biagio. Noi abbiamo rilanciato, no, le vostre interviste sul nostro sito. Magari, ecco, illustraci un po' il vostro progetto. Ah, intanto Cronache di Spogliatoio è una testata giornalistica registrata, è un media sportivo esclusivamente social, nel senso che abbiamo un canale YouTube, una pagina Instagram molto seguita perché abbiamo 1,2 milioni di lettori e quindi questo produce una forte eco, nel senso che un video sulla nostra pagina o un post sulla nostra pagina è molto letto, molto visto. E abbiamo, diciamo, il progetto di diventare sempre più creatori di contenuti e di notizie. E è una pagina che è nata molto come pagina che riportava le informazioni dalle altre testate. Continueremo a farlo perché è un servizio. E, non so, stamattina c'è l'intervista di Sommer sulla Gazzetta, l'intervista di Cardinale su 7, noi la riportiamo. Però quello che sto chiedendo ai nostri giornalisti di iniziare a produrre le notizie, quindi fare delle interviste, fare i contenuti, come dicevo. Settimana prossima inizieremo le nostre live. Abbiamo dei nuovi acquisti abbastanza importanti perché sono gente che viene dal mondo del calcio e parlo di Stefano Borghi, Fabrizio Biasin, che sarà noto al popolo di Internews. Walter Sabatini, quindi tutte le sere dalle 23 avremo anche una striscia live per aumentare un po' il livello di autorevolezza. E niente, adesso vado sintetico su Cronache di Derby. Semplicemente in avvicinamento al derby abbiamo detto andiamo a ripescare delle storie, magari non le più convenzionali, e facciamolo come in questo caso state vedendo con Cruz che ricorda il derby di Ronaldo dei 30.000 fischietti, quando Ronaldo giocò al derby con la maglia del Milan e segnò con 30.000 interisti che fischiavano. E la formula è: andiamo a intervistare un personaggio, quindi in questo caso Cruz, e mettiamo all'interno di un reel parte del racconto da parte nostra per creare un po' di atmosfera e parte di dichiarazione di chi l'ha vissuto in maniera tale da aumentare il grado di competenza del contenuto. Il mio preferito non è questo, Fernando Siani, non si offenda, ma tanto l'ha fatto lui anche l'altro. Il mio preferito è il derby dell'Arancia di Di Biagio, perché tra l'altro allo stadio, anche se non sono tifoso né dell'Inter né del Milan, mi ricordo, cioè, veramente un altro calcio, no? Sono 20 anni fa, ma queste arance e la furbizia di Di Biagio che aspettano che abbia chiesto la distanza e invece lui non chiede niente, calcia e batte Abbiati e fa Che gol. l'aveva già fatto con la Juve, peraltro, nello Sì, stesso campionato. è vero, è vero. Comunque, no, è bello comunque conoscere anche, no, il mondo social, perché poi alla fine, no, si intreccia il mondo del giornalismo con il mondo social. Chiaro, no, che siamo nel 2023, il giornalismo si è evoluto in tal senso. Alessandro, anche poi F5 News nasce proprio come contenitore di informazioni, no? Poi tu sei uno dei volti storici, una penna storica. Diciamo, il progetto più o meno è identico, anche noi in qualche modo nasciamo come contenitore di informazioni, poi pian piano ci siamo specializzati. Approfitto della tua presenza perché sei sicuramente uno dei più longevi rispetto a me, quindi se vuoi dire giusto qualcosina e poi entriamo nel tema di oggi. Un modo simpatico per dire che sono tra i più anziani, però vabbè, lo accetto, è una provocazione che accetto.
Sì, più o meno è questo. Inizialmente contenitore, che spesso poi, no, Emanuele pure lo saprà, uno è sempre anche criticato per questa ragione, perché è come se non rivendichi un tuo posto all'interno dello spazio, stampa. Poi invece, pian piano, come abbiamo ascoltato anche stamattina, è anche un servizio, rassegna stampa, riportare notizie, anche perché poi, essendo un sito monotematico, non è anche così semplice, no? Coprire H24. Diciamo che ci si riesce ormai da oltre 13 anni in maniera anche piuttosto convinta e convincente. E poi sì, c'è tutto l'altro aspetto, che è quello della produzione di interviste, contenuti, esclusive, mercato, cronache, pagelle, eccetera, 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 eccetera. Quindi È molto è una. importante sottolineare, secondo me, una cosa che facciamo entrambi, no? Quello della citazione della fonte, che poi spesso, no, in questo mondo non viene fatto, però noi quando appunto è doveroso farlo, anzi quasi sempre, no? Citiamo la fonte, anche cronache di spogliatoio, no? Nelle grafiche, eccetera, viene sempre riportata la fonte ed è molto molto importante. Abbiamo già parlato di qualche derby, sicuramente storico, però con voi oggi voglio fare un video divertente, divertiamoci un po' per questo nostro primo appuntamento, e parleremo delle 5 meteore nerazzurre del derby, visto che in qualche modo domani si scende in campo. Non credo appunto che abbiamo a che fare con delle meteore oggi, nel senso che Inter e Milan si sono molto, no, evolute, soprattutto negli ultimi anni, però gli ultimi derby ci sono stati veramente protagonisti, sicuramente, che sono passati alla storia. Però rivolgiamo il nastro al 2001, quindi devo chiedere il vostro aiuto, non più che altro per un'età anagrafica, però sicuramente forse lo Ricordami dei ricordate. vecchi. Lo ricordate più di me, io avevo soltanto 7 anni, quindi lo ricordo perché no, su YouTube vedo appunto le lights, però in qualche modo no, non mi ricordo esattamente quella partita. È il 7 gennaio 2001, sulla panchina dell'Inter c'è siede Tardelli, quindi un'esperienza in qualche modo fortunata, e apre le marcature a Cansu Kur. 24 presenze in maniera nerazzurra, 5 gol, 1 nel derby, praticamente il gol più storico. Io chiedo quindi ad Alessandro e Emanuele, che ricordo avete di Akansu Kur, proprio, no, questa meteora passata in maglia nerazzurra, se avete qualche aneddoto proprio relativo a quel derby. Segnò dopo 10 minuti, fu il gol dell'1-0, poi finì 2-2 la partita, segnò Di Biagio, a proposito, il secondo gol dell'Inter. Allora, inizio io che sono più anziano, credo, quindi forse me lo ricordo meglio. No, vabbè, al di là di quel derby, io credo che a Can sia stato un attaccante cult, perché è un attaccante atipico, un attaccante non proprio, era un po' sgraziato nei movimenti, però in realtà era dotato di grande tecnica, infatti ha fatto gol molto belli nella sua carriera. Io poi sono un amante della nazionale turca del 2002, quando giocavano Hasan Saş, Pasturke e Akansu Kur. Trovo che quella nazionale, che poi fu eliminata dal Brasile di Ronaldo con la mezzaluna in testa, giocava un calcio fantastico, per cui quando parli di Akansu Kur, per me tocchi veramente mi tocchi il cuore, un giocatore che ho adorato. E tra l'altro, come saprete, è una storia molto particolare adesso, perché essendo contro il regime di Erdogan, lui come Neskanter, non possono tornare in Turchia, ma soprattutto non possono avere nemmeno contatti con la loro famiglia in Turchia, tanto che Akansu Kur, l'ultima che ho visto è che guidava Uber a Houston. Poi adesso non sono tanto aggiornato, ma insomma, fa un altro mestiere. Veramente una storia bella da raccontare, quella di Akan. Alessandro, il tuo ricordo di Akansu Kur? Ma io non sono così convinto che Emanuele sia più anziano di me. Anzi, penso. Che classe sei? 84. Beh, io ho 80. Ah, Quindi ti batto. Però non avevo tele più, quindi il ricordo è tra radiolina e televideo. E quando vidi Akansu Kur, dico, vabbè, è successo. No, ma era un derby sottotono, era un derby tra due squadre che non stavano bene,
l'Inter all'Inter di Tardelli, quindi annata disgraziata, che uscì poi dalla Coppa UEFA con l'Alaves, la squalifica del campo, no? Ci ricordiamo tutta quella stagione, poi per tacere poi del derby di ritorno, no? E vabbè, Kansukuri in realtà era un ottimo attaccante, che peraltro aveva già avuto una precedente esperienza fugace in Italia col Torino, in pochi se lo ricordano, ma era stato al Torino a Kansukuri. Come giustamente diceva Emanuele, veniva da una squadra come il Galatasaray, in cui aveva vinto la Coppa UEFA con l'Arsenal in finale, ed era uno dei giocatori più, diciamo, non solo discussi, ma anche valutati a livello europeo. All'Inter non si è trovato bene, ma in quell'anno non si trovò bene praticamente nessuno. Sì. Il mio ricordo particolare di Kansukuri in realtà non è tanto quel derby, quanto il preliminare di Coppa dei Campioni, in cui Lippi lo sceglie di fianco a Zamorano, schierando Pirlo esterno sinistro di centrocampo in un 4-4-2, no? E poi ci ricordiamo quando andò a finire con rigore sbagliato di Recoba, e quello è un ricordo di Kansukuri, non propriamente, ma ripeto, non è, il problema secondo me non era Kansukuri, che oggi farebbe la sua bellissima figura, secondo me, era un po' il contesto di un Inter che trovò un anno disgraziato. Sto seguendo un ordine cronologico, però passiamo dall'attacco alla difesa. Passiamo alla stagione 2007-2008, qui veramente credo, no, di nominare uno dei difensori più discussi ma indelebili della storia dell'Inter. Vi faccio vedere prima la foto, vediamo se lo riconoscete. Nelson Rivas, schierato titolare da Roberto Mancini in una partita decisiva, perché era la terz'ultima giornata, no? L'Inter praticamente poteva già festeggiare lo scudetto, qui addirittura marca Kakà, un difensore molto roccioso, veniva soprannominato Tyson. In quel derby, dopo 17 minuti, prima entrata, cartellino giallo. Quindi, giusto per riassumere un po' la sua carriera, una meteora passata dall'Inter, che ha sul curriculum anche un derby giocato, anche una partita di Champions League, un ottavo di finale contro il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Che ricordi avete voi di Nelson Rivas? Ma allora, diciamo, secondo me esistono dei calciatori che in un certo momento si ritrovano in una certa situazione, quindi hanno degli spazi superiori a quelli che, diciamo, in assoluto meriterebbero. Poi c'è chi, ragazzi, ha fatto la storia così, perché pensate a alcuni giocatori che hanno vinto con la Juventus grazie a tutti quelli che avevano intorno, no? Certo. Giocatori magari normali, ma... E Rivas sicuramente era un giocatore che aveva una forte prestanza fisica, non aveva per il resto nessuna qualità eccelsa, quindi è sicuramente una meteora, ma più che altro perché c'è stato un momento in cui c'era bisogno di un difensore centrale, quindi ha preso più spazio del normale. Alessandro, difensore vecchio stampo però Rivas. Guarda, io lo ricordo come l'unione di Nelson Vivas e Martin Rivas, altri due meteore, all'Inter, diciamo, come difensori non è che lasciarono proprio ottimi ricordi. In quel derby particolare l'Inter era veramente messa male, giocava lui, erano assenti Cordova, Samuel, giocava Manish, davanti mancava Ibrahimovic, era l'Inter che finiva col fiatone quella stagione, tant'è vero che poi la giornata successiva pareggiò in casa col Siena e poi vabbè. Sì. Ibra tornò in campo nel secondo tempo a Parma. Comunque era non l'ha schierato poi contro il Manchester United di Ronaldo. Era magari io ero allo stadio e da quella partita, poi vabbè, ci fu il ritorno di Old Trafford, decisi quest'altro anno se andiamo in Champions League e se andiamo avanti non vado più allo stadio, tant'è che avevo il biglietto per la finale di Madrid, però per tenere fede al mio fioretto rinunciai, 300 euro tutto compreso, biglietto, viaggio, eccetera, eccetera. Quantomeno ha portato bene. No, Rivas era pure veloce, diciamo, sì. Sì. Era un simil Cordoba, ma quello che ti portano però come quando lo ordini e quando ti arriva a casa, più o meno. No, comunque mi ricordo che poi con l'Erbi dopo il Macedonia ci fu anche la super partita di Santon, no? Marcatura su Cristiano Ronaldo, l'Inter. Sì, 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 trovato un altro baby prodigio, perché era anche, no, l'epoca di Mario Balotelli. Questo Emanuele è più facile, credo che non ci siano bisogno di presentazioni, faccio vedere direttamente la foto, no? Questo gol, questa esultanza, molto toccante, perché poi, no, termina con un pianto liberatorio, l'emozione, no, di vestire la maglia dell'Inter, segnare addirittura un derby, cross di Nagatomo, l'Inter perde 1-0 contro il Milan, siamo il 24 febbraio 2013, l'allenatore Stramaccioni, questo cross dalla sinistra di Nagatomo,
inserimento di Scherotto che anticipa tutti e di testa fa 1-1. Ezechiel Scherotto, che poi ha avuto una parabola, no, discendente, tanto che ad oggi, no, si trova al Barletta in Serie D. C'è anche un aneddoto, no, legato proprio recentemente a Scherotto. Lautaro Martinez ha inviato una decina di magliette, no, allo spogliatoio del Barletta, in vista dell'esordio della squadra pugliese in Serie D. Ti ricordi quel gol? Ti ricordi un po' se hai qualcos'altro da raccontarci proprio su Galgo? Così viene soprannominato. Ma allora, intanto erano gli anni più bui per le squadre milanesi, perché aveva, con tutto il rispetto per i nomi che abbiamo detto, è chiaro che era un livello, anche solo rispetto adesso, più basso, anche solo perché probabilmente poi sono cambiate le proprietà, è cambiato anche il metodo di fare calciomercato, il Milan sa creare valore, l'Inter con Marotta è molto attenta. Vabbè, comunque, no, su Scherotto, guarda, io ti dico questa cosa. Mi ricordo che a un certo punto all'Atalanta giocava lui a destra e Spinazzola a sinistra. Si parlava molto di Scherotto, perché era uno che ti prendeva di più l'occhio. Però io vedendolo avevo dei dubbi, perché a me una cosa che aveva sempre insegnato quando mio allenatore, quando giocavo a calcio, perché la differenza degli esterni è se quando arriva giù alza la testa, guarda in mezzo e sceglie a chi darla. Solo che detto così è facile. In un contesto di campo, se lo riesci a fare, vuol dire che hai quella velocità di visione, no? Che probabilmente poi, adesso io lo dico per gli esterni, ma vale ovviamente anche per un giocatore che ci trova bisogno di dare la palla dentro, no? Quindi lui mi ha sempre insegnato a guardare questa roba. Allora mi colpiva che da una parte Schelotto non guardava mai in mezzo e picchiava dentro il pallone a caso, dall'altra parte c'era Spinazzola che invece rientrava, alzava la testa e la metteva giù, no? Cosa che faceva Bonaventura quando giocava a sinistra all'Atalanta. Quindi io quella roba gli ho sempre detto: ma secondo me Schelotto non è un giocatore troppo forte. Quindi poi alla fine la sua carriera è stata una carriera al di sotto delle aspettative che forse qualcun altro aveva creato per lui, ma non tanto. Dell'Atalanta, sì. Però adesso questa storia che hai raccontato tu è molto bella, è segno di un ragazzo appassionato che ci tiene, no, anche a far vivere una casa bella ai suoi compagni con le maglie, quindi Sì. Poi no, ragazzo. lui è stato anche uno dei primi, recentemente al Brighton, che poi è ereditato da De Zerbi, però fino al 2020 giocava nel Brighton, quindi ha avuto anche un'esperienza in Inghilterra. Alessandro, il tuo ricordo di Scalotto, oltre a quella corsa lì, perché poi Scalotto comunque, ecco, è amato da pubblico interista, cioè, è ricordato ancora con affetto, no? Sì, gli vogliamo tutti bene, ma credo sia stato uno dei giocatori più scarsi che io ricordi vestire la maglia dell'Inter. Però a livello. No, mi dispiace, però poi noi siamo qui anche per dare dei giudizi, per sindacabilissime. Calcola che seguo l'Inter dall'84-85, da che ho memoria, e veramente forse è stato il più scarso in assoluto che ho visto a livello tecnico, puramente tecnico. Poi ha delle qualità, per carità, correva, ci metteva l'anima, quindi da quel punto di vista nulla da dire. E è ricordato per quel derby, anche lì, derby in tono minore, però col Milan che era in rimonta, infatti era molto favorito e nel primo tempo Sì. forse senza Handanovic ci sarebbe finito 3-4-0. Un 1-1 effimero, tant'è vero che poi l'Inter comunque arrestò anche il passo che non era stato chissà quale passo, invece il Milan poi continuò la cavalcata verso la qualificazione, se non erro, in Champions League come al quarto posto nell'ultima giornata, Siena, Fiorentina, che si lamentava, se non ricordo male, vado a memoria. Sì. Ora chiudiamo con gli ultimi due giocatori, entrambi centrocampo, cioè siamo nella zona di centrocampo, la stessa stagione. La prima fu in qualche modo, ve li faccio vedere, Joel Obi, che segnò nel derby che si giocò il 23 novembre 2014. Fu il primo derby del Mancini 2.0, no? Tornò Roberto Mancini e schierò Joel Obi, titolare a centrocampo, una rassogliata di sinistro e l'esultanza alla Obama Martins, Alessandro, possiamo dire così, e poi un'altra meteora, Gnucurì. Ecco, qui magari la storia è un po' più triste, perché Gnucurì in qualche modo fu lanciato titolarissimo sempre da Roberto Mancini nel derby di ritorno di quella stagione. Fu strappato praticamente all'Inter Primavera di Vecchi, e in qualche modo l'Inter pensava, no, di aver trovato in casa un centrocampista giovane ma altrettanto promettente. Fece anche una bella partita, fu un 0-0 noiosissimo, quello appunto in cui giocò titolare Gnucurì, però ecco, poi
lui passa l'Udinese in prestito per appunto maturare, per trovare minuti, però un problema cardiaco purtroppo interrompe la sua carriera. Che ricordo avete di entrambi? Joey Orbi, poi noi l'abbiamo visto anche in Serie B, indossare diverse maglie anche in Italia, ora è svincolato. Ultimamente l'abbiamo visto, no, con la regina. Nkuri invece, ecco, credo soprattutto ad Alessandro Emanuele, poteva essere un giocatore da Inter, anche, no, viste le sue qualità, che comunque non è da tutti giocare a 18 anni un derby con quella personalità. Guarda, io, a parte che Nkuri mi mette molta malinconia perché posta ogni tanto gate sue all'Inter e quindi evidentemente cioè, deve essere veramente un peccato. Questo penso in assoluto per uno che ama il suo lavoro non poterlo più fare deve essere una cosa bruttissima. Quindi Nkuri veramente un abbraccio a Nkuri. E al di là degli aspetti tecnici che credo che poi a questo punto vadano in secondo piano. Per quanto riguarda Obi, secondo me era un giocatore che rispetto ai suoi pari età era molto più forte fisicamente e quindi emergeva. Però non aveva una qualità particolare per stare a giocare in Serie A a buon livello e quindi poi alla fine sicuramente anche lì l'entusiasmo, l'impatto, eccetera, eccetera, però poi dopo qualcosa ce lo devi avere, no? Cioè, per essere un centrocampista che con continuità gioca, devi avere qualcosa. E lui che potrebbe essere uno di quei giocatori alla Rabiot, Loftus-Cheek, no? Cioè un giocatore fisico che però anche di tocco, di inserimento, che era un giocatore che in realtà gli mancavano un po' tutte queste cose. Però facevano parte anche loro, no, di Inter, tutto sommato, no, molto inferiori rispetto a quella attuale. Alessandro, il tuo pensiero? Decisamente inferiori, ma soprattutto sia a livello di singoli, ma soprattutto proprio a livello di premesse, secondo me, c'era tutta una situazione globale che poi ti portava a non rendere in campo, anche a, magari al di sotto di quelle che erano le aspettative, comunque non eccelse. E Obi aveva una velocità, come giustamente ricordato Manuele, in primavera spesso giocava largo a sinistra e riusciva in qualche modo ad emergere. Secondo me avrebbe potuto fare una carriera migliore anche in nazionale, ha sempre avuto problemi fisici, sempre ha avuto problemi muscolari che l'hanno limitato tantissimo. E Nkuri, per quel poco che abbiamo visto, era sicuramente un giocatore promettente, una sorta di Agumé, diciamo così, un po' compassato, più geometrico del francese sicuramente, un po' meno fisico, aveva qualche idea brillante, io la rintracciavo nelle giocate, nella visione di Nkuri. Ma ripeto, abbiamo visto talmente poco che non sapremo mai poi se sarebbe esploso o comunque se sarebbe attestato a buoni livelli oppure se sarebbe rimasto un'eterna promessa. Una curiosità su Nkuri: l'ultima partita professionista è Hapoel Beersheba Inter. Fu giocata, lo ricordo perché fu il giorno del mio compleanno, un compleanno veramente orrendo. L'Inter perse in Israele, quindi me lo ricordo. E quella rimane, ecco, l'ultima partita giocata tra i professionisti di Nkuri. Quindi un abbraccio, mi uniscono al saluto di Emanuele. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio nel passato, sicuramente, no? Ci siamo divertiti, quindi io ringrazio Emanuele per essere intervenuto con noi. Grazie a voi, è stato un piacere. E un saluto a tutta la community di Cronache di Spogliatoio. Ringrazio anche Alessandro Cavasini. Ciao Alessandro. Ciao Raff, ciao Emanuele, grazie a tutti. Ovviamente chi ha seguito il video, commentate, diteci la vostra su queste materie, soprattutto se ne avete altre. Chissà, magari voi vi ricordate altri giocatori. Passate dai canali social che troverete nella descrizione sul nostro canale YouTube di Cronache di Spogliatoio. Vi facciamo tutti i riferimenti. Andate a vedere le interviste ai protagonisti dei passati derby. Noi ci rivediamo questo pomeriggio alle ore 19 in diretta con il nostro salotto. Seguite sempre il sito www.fcinternews.it, scaricatevi l'app del nostro sito, seguiteci sui nostri canali social. Non mi resta che lasciarvi con un carosissimo sempre. Forza!